niente pioggia. Buongiorno ascoltatori di Baboleo News 92.9, sono le 10:03, tra pochissimo andiamo in onda per parlarvi di enti locali, di comuni in particolare, non solo, tanti argomenti con il nostro ospite Pierluigi Vinai. Restate sintonizzati sui 92.9 di Baboleo News o seguiteci qui da Facebook. 7 secondi e siamo in diretta. Per dettagli sulle singole località vi aspetto su trebimeteo.com. Buongiorno da Alessandra Rossi, questa è Baboleo News 92.9, siamo in diretta in questo martedì 10 ottobre, tante notizie abbiamo ascoltato nel nostro giornale radio con Matteo Rovere, il punto sulle previsioni meteo, ora ci occupiamo dell'attualità degli enti locali. Con noi ospite in studio Pierluigi Vinai, direttore generale ANCI Liguria, ben arrivato intanto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ci saranno tanti temi da affrontare, abbiamo purtroppo solo 7 minuti a disposizione, cercheremo comunque di esaurire i temi principali a partire dalla fiscalità degli enti locali. Focus sul tema finanze dei comuni partendo da una novità. È stato inaugurato lo sportello Help Desk presso la sede ANCI a Genova. Di che cosa si tratta e a cosa serve, Vinai? Ma si tratta di una disponibilità che viene messa a supporto delle autonomie locali liguri, quindi comuni, unioni di comuni, province e città metropolitana, per aiutarli in questa collaborazione tra Regione e ANCI a reperire possibilità di finanziamenti europei. Quindi la programmazione transfrontaliera, quelli che si chiamano programmi Italia-Francia, come il Marittimo, Alcotra, ma anche altri più di area vasta. Non è un percorso semplice e quindi i comuni hanno bisogno, soprattutto quelli più piccoli, che sono meno strutturati, di un'assistenza tecnica. Noi cerchiamo di fornire al meglio questo tipo di assistenza, lo faremo andando sul territorio, lo faremo incontrando appunto i comuni anche presso la nostra sede e dando risposte telefoniche nella maniera più assidua e puntuale possibile. Le risorse ci sono, a volte i piccoli comuni non sanno però come ottenerle, questo è un po' il senso poi dell'iniziativa. Assolutamente sì, perché i piccoli comuni, non dimentichiamo che noi ne abbiamo 184 su 235, quindi l'80% da noi sono piccoli comuni, hanno spesso una struttura, disponibilità di personale piuttosto esigua, una persona, un part-time, due persone al massimo, e quindi queste persone evidentemente debbono fare di tutto e di più e difficilmente riescono a trovare il tempo e anche avere la competenza per poter andare a reperire queste disponibilità finanziarie che esistono, sono anche piuttosto importanti, prevedono alcune regole, per esempio il partenariato, cioè non puoi fare da solo, e quindi per questo vanno aiutati. Le chiedo una cosa, perché abbiamo parlato di disponibilità di risorse, in arrivo 6 milioni per le province liguri, Imperia, La Spezia, sappiamo che annaspano, idem Savona, anche il comune non se la passa benissimo, qualche giorno fa i dipendenti di province e città metropolitane sono scesi in piazza per protestare, le chiedo, è una domanda un po' retorica, bastano 6 milioni e bastano soprattutto emissioni di liquidità a spot? Che cosa servirebbe effettivamente per le realtà delle province, della città metropolitana, dei comuni del nostro territorio e non solo ovviamente? Dunque, gli italiani hanno votato al referendum costituzionale per mantenere le province. Allora, le province vanno riorganizzate, quindi tutto il lavoro che era stato fatto dai governi per smontare le province ora va rifatto al contrario. È una delle tante assurdità a cui siamo abituati come paese, però a questo punto bisogna ridare risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali perché le province possano svolgere le funzioni fondamentali, in particolar modo due, le scuole e le strade. E i nostri ascoltatori non hanno difficoltà a comprendere l'importanza strategica di scuole e strade, soprattutto chi ha figli che frequenta o i ragazzi stessi che frequentano le scuole di pertinenza provinciale e per quanto riguarda le strade, basta che ci aggiriamo sulle strade provinciali e ne vediamo le condizioni e capiamo il dramma. 6 milioni non bastano, è evidente. Ci vuole una riforma legislativa che deve essere fatta, difficilmente sarà fatta in questo scorcio di legislatura, ma deve essere fatta al più presto perché le province e la città metropolitana abbiano competenze non solo precise e puntuali,
ma anche strutturate affinché siano organizzate per espletarle. Ricordo ai nostri ascoltatori di Baboleo News 92.9 che siamo in compagnia di Pierluigi Vinai, direttore generale ANCI Liguri. Affrontiamo l'ultimo tema della nostra chiacchierata, forse anche, sono tutti spinosi, però in particolare la questione accoglienza ai migranti. Dopo l'incontro il comune a Genova, il prefetto Fiammaspena ha annunciato un tavolo regionale per l'immigrazione per esaminare la proposta del sindaco di Genova, Marco Bucci, di ridefinire la distribuzione dei richiedenti asilo tra le province adottata, lo ricordiamo, nel 2012. Così da assorbire questo surplus che attualmente grava su Genova. Il prefetto ha assicurato una rinnovata azione verso i comuni metropolitani per favorire questa accoglienza più diffusa in coerenza col piano nazionale sottoscritto dal Viminale ma anche da ANCI e che consenta una graduale riduzione dei richiedenti asilo a Genova. La prefettura ha anche sottolineato il caso Multedo, in particolare il municipio Ponente, che oggi accoglie 30 richiedenti asilo, una percentuale più bassa rispetto ai 9 municipi cittadini, dove in tutto sono alloggiati complessivamente oltre 2.000 migranti. Le proteste però a Multedo non si fermano, anche in queste ore le vediamo. Qual è stato, secondo lei, il cortocircuito e come se ne esce? Ma io sulla vicenda Multedo non sono in grado di esprimere nessun giudizio, poiché non siamo stati coinvolti, e col senno del poi, meno male, egoisticamente parlando. Per quanto riguarda la questione più generale, dunque, il piano di riparto nazionale è un piano ben definito, ben dettagliato, che dice che i comuni sotto i 2.000 abitanti devono ospitare 6 unità, 6 persone. La città metropolitana, intesa come comune capoluogo della città metropolitana, dunque il comune di Genova, il 2 per 1000 della popolazione, gli altri comuni della Liguria al 4,43 per 1000. Ora noi abbiamo una situazione a macchia di leopardo, ci sono dei comuni che sono ben oltre queste soglie e ci sono dei comuni che non ne hanno. Noi non possiamo costringere nessuno a prendere, ad aprire l'accoglienza, quindi a prendere i migranti, così come non possiamo, se non sollecitare la prefettura, ottenere automaticamente lo sgravio dei surplus, diciamo così, nei cosiddetti CAS, cioè nei centri di accoglienza straordinaria. L'unica risposta, io non mi stancherò mai di ripeterlo, l'unica risposta efficace a questo problema sono i progetti SPRAR, progetti SPRAR in cui è il comune il soggetto attuatore, è il comune il soggetto che decide come fare il progetto, decide come impegnare queste persone in attività anche di utilità sociale. Ed è il comune che è il regista. Finché non arriviamo a quello e fin quando tutti i sindaci non comprendono l'importanza di questo percorso, noi ci troveremo sempre queste situazioni di disagio e di difficoltà. Come possiamo fare a farlo comprendere a tutti? Beh, è chiaro che i sindaci rispondono alla loro comunità, non rispondono a me, giustamente. Io posso provare a spiegarlo laddove si vuole ascoltare il funzionamento, le metodologie, le pratiche. Dove non si vuole ascoltare, nessuno può essere costretto. Io ringrazio Pierluigi Vinai, direttore generale ANCI Liguria, per essere stato con noi. Alessandra Rossi, Baboleo News 92.9. Grazie ancora. Grazie a voi. Sono le 10 e 11 minuti, vi ricordo l'appuntamento tra poco con l'informazione.